tonno e molletta, accoppiata perfetta! Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già Ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Nuova rima, nuovo progetto, un progetto creativo che trasforma la lattina vuota del tonno, quindi prima mangiatelo, e un pacchettino di mollette in qualcosa di molto molto più bello. Un bellissimo portapenne o portapennelli per la vostra scrivania. Prima di andare al video, se non sei ancora iscritto al canale, cosa stai aspettando? Clicca su iscriviti, lo trovi qua sotto, e mi raccomando anche sulla campanella, così verrai sempre aggiornato sui creativissimi video di Arte per te. Seconda cosa, ragazzi, ho un annuncio triste da farvi, triste ma non tristissimo, però vorrei avvisarvi: l'incontro che vi avevo annunciato a Bari di Arte per te purtroppo per il momento è saltato. In pratica non per mia volontà, non si sono potuti trovare gli accordi tra il mondo creativo di Bologna e la Fiera del Levante a Bari, e quindi in pratica il mondo creativo mi ha detto che lì nulla può per farmi trovare degli spazi. Mi ha offerto nuovamente uno spazio al mondo creativo di Bologna, però fare di nuovo l'incontro a Bologna mi sembra inutile dopo un anno. Non che non mi piacerebbe venire, però vorrei andare a vedere anche altri posti, anche altri artepertini, e quindi è soltanto rimandato. Dovete darmi semplicemente il tempo di trovare una location ottimale per voi. E al sud, ragazzi, senza ipocrisia vi dico, è molto difficile. Comunque, problemi miei, me la sbrigherò io e vi terrò aggiornati. Detto ciò, passiamo al nostro progetto. Prendete la scatoletta, prendete la molletta e corriamo di là in tutta fretta. Ed eccoci pronti per riciclare sia le mollette che la scatoletta del tonno. Cosa ci servirà? Una scatoletta di tonno, io ce l'ho da 160 grammi e ne ho presa una da cui si poteva togliere l'etichetta, comunque in due punti è rimasta sporca, non importa, potete anche non essere accurati in questa fase, ma pulite bene l'interno. Quindi una scatoletta di tonno, poi 18/20 mollette a seconda di quanto grande sia la vostra scatoletta, a me ne occorreranno solo 18, una matita, un cutter, un righello. Come colla potete utilizzare sia la Vinavil, che non ho qui con me, che è una colla bicomponente, che è una colla acetovinilica, ma anche una colla stick andrà benissimo. A dire il vero potrebbe anche andare bene uno scotch biadesivo. L'opzione meno cara è quella con le colle, quindi se volete che sia un progetto low cost, orientatevi sulle colle, specie su quella vinilica. Delle carte, io ho qui delle carte da scrapbook, ho anche un blocco qui da parte, ma voi potete utilizzare qualunque carta decorata abbiate, anche la carta da regalo va benissimo. Una base per praticare i tagli e poi degli abbellimenti. Io ho preso del nastro di corda semplicissimo, poi ho qui dei tamponcini per decorare il bordo delle mollettine, che potrete sostituire se non li avete con una semplice spugnetta dei piatti e degli acrilici, vanno benissimo, o anche delle tempere, qualunque tipo di colore. E poi ho anche preso, come potete vedere, dei fiorellini finti e anche delle foglioline di carta, insomma ho vari abbellimenti. Cominciamo subito. Come prima cosa prendiamo le misure. Ogni mollettina è larga poco più che un centimetro, quindi, ed è lunga invece 9 centimetri e mezzo, un centimetro per 9 centimetri e mezzo. Io quindi dovrò fare tante striscioline quante sono le mollette, ma ne dovrò fare il doppio perché mi serviranno sia per il fronte che per il retro della mollettina. Le striscioline di carta potrò farle tutte di fantasia differente, e quindi guardate, per esempio io mi aiuterò con una di queste a strisce e già mi porterò molto avanti nel lavoro, perché appunto verranno tutte quante di diversificati colori.
E voilà, le mie prime due striscioline di carta sono belle e tagliate. E continuo così. Ritagliate tutte le nostre coppie di carte, adesso prendiamo le nostre mollette e il collante che abbiamo scelto per adornarle. Quindi mettiamo proprio un puntino di colla su tutta la superficie della mollettina e adagiamo un pezzettino di carta. Così potete, ripeto, farlo anche con lo scotch biadesivo. Arrivati a questo punto, prendo un tampone, io ne ho uno grande che mi farà accorciare di gran lunga il tempo, e inizio a sporcare tutti i margini delle mie mollette, il sopra, il sotto, da ogni lato, 1, 2, e voilà, visto? Tutti i bordini sporchi di verde. Sporcate di verde tutte le matite, pensiamo a rivestire la nostra scatoletta di tonno con un pezzo di carta che si accordi alla cromia delle cartine delle mollette. Quindi misuriamo l'altezza da subito dopo il bordino. Ogni lattina ha questo bordino, questo lo lasciamo del suo colore e misuriamo poi quello che rimane, e rimangono appena 4 cm e tagliamo una striscia di 4 cm e lunga quanto la circonferenza, un po' di più della circonferenza della nostra latta. Prima di appiccicare questo bordino, sporchiamolo come sempre con il tampone verde, in modo da richiamare anche il bordino delle mollettine, a dare un effetto anche più antico. Metto la colla su tutta la carta, quindi seguendo il bordo della lattina la attacco e faccio sì che si incolli per bene. Diciamo che il più è fatto, perché adesso dobbiamo semplicemente assemblare le nostre mollette così sulla lattina, e dobbiamo fare in modo che il buco cada qui dove c'è il bordino scoperto. Ora potete fare due cose: o semplicemente fare così, oppure fare come farò io e assicurare con un punto di colla nella parte interna. Vi faccio vedere, voilà, in modo da appiccicarlo per sempre, mentre se non utilizzate la colla le mollettine potranno essere sempre prese e spostate. Che differenza c'è? Una maggiore stabilità ovviamente del tutto con le mollettine attaccate. Perfetto, quello che avremo è questo, che già di per sé è un portapenne, pennelli, quello che vi va, fantastico, perché è molto carino, molto colorato. Adesso però voglio abbellirlo ulteriormente. Come prima cosa farò passare un bel po' di nastro, partendo da un determinato punto comincerò ad arrotolarlo tutto attorno, e quando lo spessore mi piacerà e farò un bel nodo, 1 e 2. Questo fisserà ulteriormente le mollettine e farà in modo che non si muovano quasi più. Adesso, prima di procedere, faccio anche un fiocchetto, cioè arrotolo tra le dita dello spago, tra tre dita lo metto. Ok, quando è bello ciccettoso taglio, ciccettoso termine tecnico, e chiudo i lembi al centro e attorciglio un po' di spago anche al centro. Quindi faccio un bel nodo per fissare il tutto. Questo lo metterò proprio alla fine come decorazione. Taglio l'eccesso, voilà, così come taglio qualsiasi cosa fuoriesca. Il mio fiocchettino di raffia poi lo metterò
qui, ma prima una valanga di altre cose. Innanzitutto voglio mettere anche una trecciolina. Taglio 3 lembi di spago, faccio una trecciolina a 3 capi, non all'unico capo, quindi la faccio più facile in modo che possiate farla tutti. Fissandola da qualche parte, comincio a fare proprio la trecciolina. Non vi spiego come fare la trecciolina perché sono certa che la sapete fare tutti, eh? Tutti questi serviranno come abbellimenti. Vi faccio vedere come con poco, con pochi soldini, potete comunque abbellire delle cose tanto da farle sembrare quasi acquistate. Faccio scendere la trecciolina, assemblo tutto, faccio in modo che la treccia vada anche sulla corda semplice, così. Adesso dobbiamo cominciare con gli abbellimenti. Fiori questi, foglio fiori questi, anche questo va bene. E adesso assembliamo le decorazioni. Ed ecco qui il nostro porta penne, pennelli è pronto per essere messo sulla nostra scrivania. Adesso ditemi chi capisce a primo acchitto che sono mollette magari usate, vecchie di nostra madre, è semplicemente una lattina di tonno. Sbizzarrite la creatività, io vi do come sempre soltanto un piccolo input. Spero che vi piaccia, vi lascio le foto e ci vediamo dopo, ciao! Che bello il nostro porta pennelli / porta penne / porta matite / porta quello che ti pare, è troppo carino, romanticissimo. Dentro vedete il fondo della lattina e poi fuori un tripudio di gentilezza e dolcezza. Avreste mai pensato che una scatoletta di tonno e delle mollette sgarrupatissime sarebbero potute diventare tutto ciò? Bene, con la creatività si può tutto, e non ho detto tutto si può per non fare la rima e non risultare malata di mente, anche se lo sono, ragazzi, lo sono. Se questo video vi è piaciuto, regalatemi un mollettato pollice in su e soprattutto condividetelo sulle vostre pagine Facebook. Venitemi a trovare anche sui miei altri canali, Ombretta, Due Cuori e Una Cappa, e andate a trovare Gabriele Denzo su Poti Toys, mi raccomando. Allora, ragazzi, per tutti gli aggiornamenti vi aspetto su Instagram, vi aspetto su Pinterest, vi aspetto su Facebook, cercate Arte per te everywhere e mi troverete, c'è sempre il pennello bianco su fondo rosso ad aspettarvi e io dietro quel pennello, ciao ciao! Da Ombretta e da Arte per te è tutto, buona caldissima estate, alla prossima, ciao!